Allora, riprendendo, prima di aprire l'argomento successivo, c'è solo una nota che mi arriva da un paio di domande che ho ricevuto nell'intervallo. Un paio di persone mi hanno chiesto, ma scusa, cosa vuol dire if nessun errore? Non dovresti scrivere if nessun errore uguale true? No, che ha senso? Sì. Nel senso che io devo stampare il codice OK se la variabile nessun errore che avevo messo a true, qui me la, andandola a controllare me la trovo ancora uguale a true. Quindi questo è perfettamente lecito. È solo ridondante, inutile, ok? Perché? Perché l'operatore di confronto fa il suo confronto e a sua volta restituisce un valore che può essere true o false. Quindi immaginatevi un po' questo operatore uguale, che se vede che nessun errore è true, farà true è uguale a true e la risposta sarà true. Se invece vede che nessun errore è falso, si chiederà false è uguale a true e la risposta sarà false. Quindi questa è un'espressione, come tutte le altre espressioni del linguaggio, il cui valore calcolato, cioè io l'operatore uguale è come l'operatore più, cioè fa un'operazione con i suoi addendi, con i suoi operandi e ti dà un valore risultato. In questo caso capita che quell'espressione lì mi dà un risultato che è sempre uguale al nome della variabile nessun errore, che già è lei un booleano e quindi può essere usata già direttamente nell'if. Quindi tendenzialmente, per semplificare, si tende a non scrivere. Okay? È come se scrivessi x più 0. Posso scrivere x più 0? Certo che puoi, ma non serve a niente. Y per 1. Cioè, è l'elemento neutro, no? Dell'addizione e della moltiplicazione, l'elemento neutro dei numeri booleani è uguale true. Se prendo qualunque espressione booleana e mi chiedo questa è uguale true, il risultato del confronto è uguale al valore dell'espressione. Ok? Quindi per questo si tende a non mettere, e a lasciare la variabile booleana nuda, senza confronto. Ma non ci deve stupire, sinteticamente sembra una cosa strana, no? Però se io scrivessi if a maggiore di 0, lo scrivo così, cos'è a maggiore di 0? È un'espressione che usa l'operatore maggiore, che è un operatore di confronto, il quale restituisce un valore booleano. Questo sarebbe come scrivere b uguale a maggiore di 0 if b. Non ho fatto niente, ho preso un'espressione che c'era dentro l'if, per motivi miei l'ho messa dentro una variabile e poi dopo ho usato il valore della variabile. È un principio generale, tu qualunque espressione la puoi salvare e puoi usare il valore, tanto ciò che vale, lo dicevamo già la prima volta, la prima lezione, conta solo il valore finale. E uno potrebbe dire sì, if b is true, però ritornando a questo non ci verrebbe da mettere if a maggiore di 0 is true, visto che è equivalente, no? Cioè alla fine, non so se questo esempio vi ha confuso l'idea o ve la semplificate, la if fa già lei, prende il valore che ha, lo interpreta come booleano e controlla se è true. Questo è ciò che fa già la if per conto suo. Lì dentro mi serve un'espressione che dia un valore booleano. Quindi il risultato di un confronto, il risultato di un'assegnazione ad un booleano purché sia, okay? Quindi non è necessario aggiungere a sua volta un altro confronto. Poi non è sbagliato, eh? Non è sbagliato, non è errore, è equivalente. Però vedete che anche lui, come suggerimento, ci dice, guarda, confrontare a true, puoi toglierlo. Ok, quindi qui era solo l'ultimo dettaglio che giustamente, sono le prime volte che tocchiamo queste cose, vale la pena puntualizzare. Allora, a questo punto possiamo
aprire un nuovo capitolo, andando avanti, facciamo un passo avanti, sulle strutture di controllo del linguaggio. Quindi noi abbiamo dedicato l'ultima settimana ai condizionali, cioè al fatto di poter fare o non fare alcune parti di programma. E quindi prima avevamo un programma che si eseguiva sempre dalla prima all'ultima istruzione tutte. Poi, imparato la if e l'if else, abbiamo scoperto che potevamo scrivere dei programmi in cui le istruzioni non venivano tutte eseguite. Alcune non venivano eseguite, venivano saltate. Ma quelle che venivano eseguite una sola volta. Adesso impariamo, con strutture di controllo while, a fare in modo che alcune istruzioni vengano eseguite più di una volta, più volte. Vengono ripetute in modo ciclico. Quindi costruiamo dei cicli, già li disegnavamo con i diagrammi di flusso, però disegnavamo una cosa che non sapevamo neanche bene poi come funzionasse. Adesso qua lo mappiamo direttamente sul linguaggio. Quindi l'istruzione while serve per creare un ciclo. Cos'è un ciclo? È un blocco di istruzioni, e quando dico blocco è la stessa cosa dell'if, quindi un insieme di istruzioni che rientriamo nel codice e hanno un inizio e una fine ben definita, che sono appese a una parola chiave, che è la parola chiave while. E a differenza dell'if, che esegue il blocco se la condizione è vera e poi va avanti, il while esegue il blocco se la condizione è vera, ma dopo che l'ha eseguito, se questa condizione è ancora vera, lo esegue di nuovo. E dopo che l'ha rieseguito, se questa condizione è ancora vera, lo esegue di nuovo ancora. E così via, fino a quando questa condizione, speriamo, prima o poi diventerà falsa. Dimmi. Il do while non c'è in Python. No. Quindi ci sono due istruzioni per gestire i cicli, quella while è la istruzione base, e poi c'è l'istruzione più semplificata che si chiama for, che è un po' di fatto la vedremo come una scorciatoia del while. No? Però prima concentriamoci sulla parte semplice. Quindi, cos'è un ciclo? Un ciclo è una serie di istruzioni, ciclo è un costrutto del linguaggio che fa sì che una certa serie di istruzioni, che qua è identificata dal blocco B, possa essere ripetuta. Possa essere ripetuta, però ricordiamoci il principio base degli algoritmi: gli algoritmi devono terminare. Quindi io non posso costruire un diagramma di flusso che torna indietro e torna indietro all'infinito. Quindi devo avere un meccanismo che mi permetta di eseguire B e dopo che l'ho eseguito tornare indietro per poterlo eseguire una seconda volta, una terza, una quarta, una decimillesima volta. Ma poi in qualche modo questo ciclo lo devo rompere, lo devo interrompere. Come? Con una condizione booleana, simile all'if. Questa condizione booleana mi dice se in ogni momento, ad ogni nuova iterazione, ad ogni nuova ripetizione del blocco, mi dice se questo blocco deve essere eseguito o no. Vero, eseguo, torno su. È vero, eseguo, torno su e così via. Ok? Quindi io tendenzialmente quando arrivo all'inizio di un ciclo ci sarà una condizione, che ne so, x minore di 10, che è vera e quindi eseguo il ciclo. Poi dopo che l'ho eseguito torno su, rivaluto questa condizione, e ogni volta la ricalcolo e vedo se è ancora vera o se è diventata falsa. Quindi qua dentro c'è un'espressione che coinvolge delle variabili. Già solo da questo capiamo due cose. Che se qua c'è un'espressione che coinvolge delle variabili, perché se fossero costanti creerai un ciclo infinito, perché se non cambia mai questa condizione qua, perché ho solo delle costanti, non riesco mai a uscire. Ci sono delle variabili, allora le variabili che uso dentro C dovrò averle definite, inizializzate da qualche parte. È per questo che io ho messo un blocco A davanti. Cioè prima che inizi il ciclo devo sempre inizializzare le variabili che userò per governare il ciclo. Le variabili che il cui valore mi deciderà se il ciclo va avanti o no. Se qui uso una variabile, devo definirla prima. Quindi l'istruzione o le istruzioni immediatamente prima del while sanno,
concettualmente fanno già parte della logica del ciclo, mi dicono qual è la condizione di partenza da cui il ciclo viene avviato. La seconda cosa che posso dire solamente guardando questo diagramma è che dentro B posso fare ciò che voglio, ma una cosa di sicuro la devo fare, fare in modo che l'espressione calcolata in C possa cambiare e diventare da vera a falsa, perché devo poter uscire da questo ciclo. E quindi la variabile x, che ho la condizione x minore di 10, dentro il blocco B, la x la devo toccare, la devo cambiare, assolutamente. Se mi dimentico di cambiare la variabile che mi governa il ciclo, la chiameremo variabile di controllo del ciclo, questo ciclo va avanti all'infinito. Quindi il cuore di un ciclo, sì, è l'istruzione while, ma in realtà il cuore del ciclo è una variabile che controlla cosa succede. Questa variabile va inizializzata fuori dal ciclo, va controllata all'inizio del ciclo, va modificata barra aggiornata barra incrementata dentro il ciclo. Queste tre cose ce le dobbiamo ricordare sempre. Poi c'è la quarta cosa, cioè cosa deve fare questo ciclo. Ma è la più facile, no? Cioè immaginiamo di voler fare un programma, adesso qui parte subito con una cosa complicata, ma un programma molto semplice, stampiamo i numeri da 1 a 10. Ok? Quindi facciamo un programma complicatissimo da 1 a 10. Cioè, vabbè, voi dite, ah, lo so fare, faccio print 1, print 2, tanto abbiamo fino a 2:30 qua, abbiamo tempo. No? Ok, magari no. Cosa dobbiamo fare? Beh, ci rendiamo conto che stiamo ripetendo la stessa operazione. Quindi questa operazione, ciò che vogliamo ripetere è un'istruzione print. Di che cosa? Di un valore. Print 3. Ma se io ripeto tante volte print 3 mi stamperà 3, 3, 3, 3, 3. Non va bene. Devo ripetere un'operazione, ma ogni volta che la ripeto i valori che vengono stampati, che vengono usati, saranno diversi. Quindi diciamo pure prima usavo la variabile x, possiamo dire x. Quindi il mio scopo è dire, io voglio fare print di una x, tante volte. Allora questo si può fare tranquillamente, basta che io metta la print dentro un blocco while. Quindi è incompleto, qua adesso stiamo mettendo i pezzi uno per volta. L'istruzione while ha la sintassi simile a quella dell'if. While, condizione, io adesso non ho ancora messo la condizione, quando, quindi fatemi mettere un punto interrogativo, due punti a capo, un blocco di istruzioni che sono ripetute. Se quello fosse if, quell'istruzione verrebbe eseguita o una volta o mai, a seconda che la condizione fosse vera o falsa. Con un ciclo while l'istruzione può essere eseguita più volte. Voglio stamparlo 10 volte, voglio stampare il numero da 1 a 10. Allora, magari x è il valore che voglio stampare. E lo inizializzo a 1. No, già, vedete, quella x prima era rossa, perché lui mi dice, guarda, sta x, bravo, vuoi stamparla ma non gli hai dato un valore. Allora diamogli un valore, x uguale 1, prima che inizi il ciclo. A questo punto la puoi stampare. La puoi stampare se vale 1, se vale 2, se vale 3, se vale 4, fino al 10. Quindi, fino a quando x minore uguale a 10. Quindi questo programma
Cosa fa questo programma? Stampa infinite volte 1. No, non è completo ancora. Cosa fa questo programma? Metti x uguale 1, va a vedere il 3, l'istruzione 3, l'istruzione 3 è un while, e il while si chiede, una cosa molto semplice, si chiede, questa condizione è vera o falsa? Vera, 1 minore di 10, quindi esegue il corpo, il blocco che sta rientrato sotto il while. Stampa x che vale 1. Poi l'unico dettaglio, non è una if questo, è un while, e quindi torna indietro. Dopo che ha fatto questo blocco, torna a ricontrollare la condizione. X è minore di 10? Sì, era 1, X, nessuno l'ha cambiata, continua a essere 1, quindi continua a essere minore di 10. Quindi ristampa 1. No? Quindi possiamo portare, abbiamo bisogno di tanti 1, ce li possiamo portare a casa, abbiamo il programma per generarne quanti ne vogliamo. Pagine e pagine di 1. Okay? Se fosse il 30 e questo fosse il libretto, sarebbe facile. Allora cosa mi manca? Mi manca una regola per passare da una iterazione a quella successiva. Cioè ogni volta cosa capita? Che dopo 1 deve diventare 2. X uguale 1, stampa 1, poi x deve diventare 2. Però non basta, perché poi la volta dopo deve diventare 3. La volta dopo deve diventare 4. Quindi ogni volta il valore futuro che dovrò dare alla x lo calcolo, scusate se ho parlato mezz'ora per parlare di più 1, ma è incrementare il valore precedente. E lui stampa effettivamente i numeri magicamente da 1 a 10. Se vogliamo andare a vedere un pochino più da vicino, quindi lo eseguiamo in modalità debugging. Ok, quello che vediamo è, vabbè, io sono fermo qua, eseguo x uguale 1 e mi crea questa variabile x. Poi questa è un'istruzione while. Cosa fa l'istruzione while? È solamente valutare questa condizione col valore corrente di x che è 1. Quindi la valuterà true. Se la condizione è true, entra nel blocco e lo esegue. Questo blocco contiene una print, e allora mi stamperà l'1 qua sotto. E poi l'istruzione successiva è x uguale x più 1. Quindi x vale 1, x più 1 varrà 1, scusate, varrà 2, e il risultato 2 lo metto di nuovo dentro x. Quando eseguo questa istruzione, il programma non termina, ma poiché sono dentro un ciclo while, torna su a valutare l'espressione. In questo momento il programma, quando io eseguo questa istruzione, non sa ancora se dovrà ripetere il ciclo o no. Sa che ha finito di eseguirlo e controlla e va, torna a controllare se lo deve ripetere o no. Quindi torna su alla riga 3. Con un valore di x che è cambiato, adesso è 2. In questo caso 2 continua a essere minore di 10, ma lo fa senza ricordarsi cosa è successo prima. Per lui potrebbe essere la prima volta. 2 minore 10, sì, eseguo qua, questa, quella dopo, lui esegue comunque tutto il blocco. Poi quando torna su andrà a richiedersi, allora c'è una condizione da verificare, 3 minore di 10, perché 3? Perché sì, perché la variabile x vale 3, gli ha progettato il corpo del ciclo, ha fatto in modo che questa variabile evolvesse correttamente. Il while da solo non fa nulla. E così via, ho messo 10, era un po' tanto. Però andiamo a vedere cosa succede al fondo. X uguale 8, x uguale 9 siamo, 9 minore di 10 ancora sì, tranquillo, stampa 9, incremento, 9 più 1 fa 10, quindi metterò 10 dentro la x. Adesso x vale 10, 10 minore uguale a 10, sì, è uguale, quindi nel minore uguale ci sta, quindi lo eseguo ancora. Stampo 10, incremento vale 11. Adesso l'istruzione while ha una condizione che ha sempre x minore di 10, ma questa volta x vale 11. Allora questa volta, per la prima volta, in anteprima, la condizione mi dà un risultato, un valore calcolato che è falso e non vero.
e quindi non esegue più questo ciclo, ma esce dal, in questo caso esce dal programma, se no andrebbe a eseguire le istruzioni che stanno sotto, che stanno fuori dal ciclo while, che stanno a valle del ciclo while. Tutto qui. Il costrutto è tutto qua. Dal punto di vista della sintassi, una regola solo. Funziona come l'if, ma torna su. Sta a noi usarlo per ciò che ci serve, nel modo in cui ci serve. No? Qui un esempio che ci chiede, cioè, se sulle slide che ci chiede di rifare, è dire, ma se tu avessi, che ne so, un saldo in banca di 10.000 euro e avessi una banca che ti offre un interesse del 5% all'anno, come evolve questa tua somma al passare degli anni? Allora, ogni anno si calcolano gli interessi e si sommano all'ammontare. Quindi anche qua simulare, uno potrebbe mettersi a scrivere la formuletta esponenziale, ma facciamolo calcolare gradualmente. Io ho una formula di calcolo che mi dice come si incrementa il mio capitale alla fine di ogni anno, dato il capitale esistente, data la percentuale di interesse, e questa formula va ripetuta tante volte. E l'esercizio mi chiede, ma quanti anni ci vogliono per raddoppiare il capitale? Quando è che il tuo saldo arriverà a 20.000 euro? Se sei partito da 10.000? Quindi qua possiamo rispondere a domande diverse. Proviamo a impostare... Aspettate che termina, il programma è terminato, sì. Quindi facciamo un altro programmino. Che chiamiamo interesse. Quindi noi abbiamo la nostra somma che è 10.000 euro. Ok? Che è un valore di partenza. Poi abbiamo l'interesse, lo metto maiuscolo perché lo considero costante, che è 0,05, quindi 5% all'anno, magari. E quindi in partenza ho 10.000 euro, dopo il primo anno che cosa avrò? Avrò la somma che avevo più l'interesse maturato. L'interesse maturato lo calcolo come la somma di nuovo moltiplicata per il tasso di interesse. Questo è il valore che avrò alla fine del primo anno. Poi, alla fine del secondo anno, che cosa avrò? Avrò questo valore qui, a sua volta, rimesso dentro questa stessa formula. Quindi, se vogliamo, uno potrebbe dire somma alla fine del primo anno uguale a questa qua. Somma iniziale più somma per interesse. La somma alla fine del secondo anno sarà cosa? La somma alla fine del primo anno più la stessa somma alla fine del primo anno moltiplicato l'interesse, il tasso di interesse che è sempre lo stesso. E alla fine del terzo anno avrò una somma alla fine del terzo anno che è uguale a questa formula calcolata con l'ammontare che ho alla fine del secondo. Cioè ogni anno che passa io sto facendo lo stesso calcolo. Quindi può aver senso ripetere questo calcolo dentro un ciclo. Ok? Quindi posso avere un ciclo in cui ripeto ogni volta questa cosa qua. Però somma 1, somma 2, somma 3, o metto somma 1, o metto somma 2, o metto somma 3, qua devo scegliere quale variabile usare.
chiamiamolo somma di fine anno, ad esempio. Ok? Poi ci arrivo a semplificarlo. Quindi io ho una somma iniziale, uso la formula di interesse e calcolo la somma che avrò a fine anno. Di quale anno? Boh, del primo, del secondo, del terzo, a seconda che sia nella prima, nella seconda, nella terza esecuzione, iterazione di questo ciclo while. E proviamo a fare il conto per 5 anni. Non è esattamente la domanda che ci ha chiesto l'esercizio, ma poi ci arriviamo. Vogliamo vedere questa cosa qua come va avanti per i primi 5 anni. E come faccio a scrivere 5 anni? Beh, uso lo stesso metodo che ho usato prima per stampare i numeri da 1 a 10. Cioè mi prendo una variabile che conta da 1 a 5. Conta uguale 1, while conta minore uguale 5. E poi conta uguale conta più 1. Questo sarà un ciclo che è controllato dalla variabile conta. Conta è la variabile di controllo di questo ciclo. E quando è una variabile di controllo, quella mi deve comparire almeno 3 volte. Inizializzazione, condizione del while e aggiornamento dentro il ciclo, dentro il corpo del ciclo. Se no, abbiamo dimenticato un pezzo. Da dove parti? Fin dove arrivi? Come ti evolvi? L'evoluzione più semplice è aumentare di 1, ma non è detto che debba essere per forza quello. Okay? Però se non compare almeno 3 volte, il ciclo non è completo, non può funzionare. Okay? Una fuori, una dentro e una nella condizione, non 3 punti a caso. Almeno, poi può comparire più volte. E vabbè, poi cosa sto facendo? Sta somma di fine anno, posso anche stamparla, no? Magari conta, virgola, somma, fine anno. Stampo i 2 valori. Questo è sopra il commento. Quindi sto calcolando un interesse dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo 4 anni, dopo 5 anni. Vai su. Solo vedere quello che mi serve. Ok. No? Adesso ovviamente questo programma è sbagliato perché mi stampa tutte le volte lo stesso numero. Ma perché? Ma perché io sto calcolando il valore di fine anno qua sulla base della somma che avevo all'inizio. Non sulla base della somma che avevo alla fine dell'anno precedente. No? E quindi alla fine del primo anno non avevo più 10.500, ma non avevo più 10.000, ma ne avrò 10.500. L'interesse del secondo anno va calcolato sui 10.500, non sui 10.000. Invece qua per errore lo calcolo sui 10.000. È come se alla fine di ogni anno prendessi l'interesse che ho guadagnato, me lo vado a bere. E quindi poi l'anno successivo parto dallo stesso ammontare iniziale, invece no, qui devo far vedere che il capitale può crescere se non lo uso. Il problema qual è? Però abbiamo imparato a farlo 5 volte con un valore di una variabile che ho chiamato conta, e questo tipo di variabili da adesso in avanti le chiameremo contatore, con tanta fantasia, scusate. Cioè sono variabili che usiamo per contare il numero di volte in cui qualcosa succede. Prima la chiamavamo la bandierina per controllare se qualcosa era successo o no. Daremo un po' di nomi, no, a variabili di questo genere che usiamo in un certo modo, così ogni volta non dobbiamo stare lì a rispiegare una variabile che parte da 1, eccetera, eccetera. Un contatore è 1,5. Vuol dire che parte da 1, deve arrivare fino a 5 e dopo che parte si incrementa.
Quindi abbiamo costruito un ciclo che viaggia sulla base di un contatore da 1 a 5, di una variabile che si chiama conta, che conta da 1 a 5. Internamente questo ciclo fa un'operazione utile, ancora sbagliata ma utile, cioè quello che volevo fare, calcolare l'interesse e stamparlo, e l'altra operazione è un'operazione, se vogliamo, di gestione del ciclo. C'è perché il ciclo, perché serve a far funzionare il ciclo. Ma quando abbiamo detto che operazioni dobbiamo fare qua sopra, non abbiamo detto incrementa un contatore, non ce ne frega niente. Ci interessa calcolare la somma. Quindi ovviamente dentro un ciclo avremo delle istruzioni che sono il vero carico, il carico pagante, no? Il payload del ciclo, il motivo, il calcolo che devo fare, e altre istruzioni che mi servono per gestire il ciclo stesso, quindi questa, questa, eccetera. Vabbè. Cosa manca al ragionamento? Ci manca di dire che la somma a inizio dell'anno prossimo è uguale alla somma della fine dell'anno precedente. Quindi io potrò mettere somma uguale somma di fine anno. E in questo caso mi fa vedere che queste cose qua aumentano. Cosa sto facendo? Queste ultime due righe, che ho separato da una riga bianca, parlano del futuro. Io in questa iterazione ho fatto quello che devo fare per l'anno corrente, poi però devo preparare le variabili, il contatore, la somma, eccetera, alla prossima iterazione. Perché altrimenti la prossima iterazione farà la stessa cosa che aveva fatto l'iterazione precedente, invece no. Quindi qua mi sto chiedendo, ok, con le variabili attuali che calcolo devo fare? Questo. Bene. Poi so che lo devo fare più volte. Allora, come devo aggiornare non solo il contatore, ma le altre variabili in modo che alla iterazione successiva abbiano il valore che devono avere? Quindi questo è quello che sta dicendo, che la somma di inizio anno prossimo è uguale alla somma di fine anno corrente. Questa somma che ho messo qua a sinistra alla riga 14, se guardate, nelle righe successive non lo sto più usando. Non mi servirebbe se andassi avanti col codice. Mi serve se torno indietro. Quando aggiorno somma, in realtà sono già con la testa all'iterazione successiva. Al prossimo giro, quanto deve valere somma? In modo che al prossimo giro, quindi calcoli la corretta somma di fine anno futuro. Ok? Quindi noi abbiamo delle variabili in qualche modo in cui noi mentalmente dobbiamo sempre stare a cavallo tra un'iterazione e quella successiva. Ok, sto facendo il primo anno, valore della somma iniziale al primo anno, valore della somma finale al primo anno. Ok, quando passo al secondo anno e quindi ho incrementato il contatore, ciò che era alla fine dell'anno precedente diventa l'inizio dell'anno successivo. Però diventa, nel senso che lo devo fare io, non è che fa in automatico. Devo riportare. E l'unica cosa che c'è in un programma sono i valori delle variabili. Quindi devo aggiornare le variabili a dei valori che abbiano senso se immagino l'inizio dell'anno 2. Quindi se potessi scriverei somma dell'anno prossimo uguale somma della fine dell'anno corrente. Solo che non lo posso chiamare anno prossimo perché appena do il giro, appena l'iterazione riprende, quello che prima chiamavo anno prossimo diventa l'anno corrente, che è questo qui. Quindi le ultime istruzioni già, appunto, le penso già nell'ottica del giro successivo. E vabbè, e questo mi calcola questi valori. Poi, per lunga e consolidata tradizione, contare da 1,5, di solito non si fa da 1,5, ma si fa da 0,4. No? Quindi, questa condizione qua che io ho scritto con una variabile contatore che parte da 1 e arriva fino a 5 compreso,
per comodità, all'inizio mi direte ma sei matto, non è più comodo, è proprio più complicato, no, vedremo che è più comodo, preferisco partire da 0 e arrivare a 5 escluso. Come i range, dai, la stessa regola. Ti do il valore iniziale, che sarà 0, e il valore finale escluso, quindi c'è un minore lì. Questa cosa qui funziona esattamente come l'altra, nel senso che alla fine fa 5 iterazioni. L'unica differenza è come le chiama. Prima le chiamava iterazione numero 1, 2, 3, 4, 5, adesso le chiamo 0, 1, 2, 3, 4. Però continua a essere qua bello in evidenza un numero 5 che mi dice quante ne faccio in totale. E poiché parto da 0, l'ultima che farò non è la 5 ma è la 4. Quando conta vale 5 vuol dire che starei per fare la sesta e non la faccio più. Quindi vedete che i numeri sono esattamente gli stessi, semplicemente quello che cambia è il valore della variabile contatore che mettiamo davanti, che parte da 1, come è giusto che sia. I numeri partono da 1, da 0, mica da 1. Parte da 0 come è giusto che sia, anziché partire da 1 come contano i comuni mortali. Poi non lo vado ancora a modificare, ma sempre con lunga tradizione, quello che ho chiamato conta normalmente si chiama i. La variabile di controllo di un ciclo che serve per contare, poi sempre la chiamiamo i. I uguale 0, while i minore di 5, i uguale i più 1. Uno vede una i, già gli entra in testa che quello è un ciclo. No? Però va benissimo, è uguale. No? La funzione è la stessa. È uno dei pochi casi in cui non mi agito quando vedo una variabile che è il nome di una lettera sola, no? Perché è un nome talmente consolidato che si sa che cos'è, si sa che cosa fa. Però anche conta va bene, o C come contatore di solito si usa, perché è uno schema, un pattern talmente frequente che alla fine uno può abbreviarlo perché sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. A 0, minore del massimo, incremento, fine. Questo è uno schema per eseguire un'operazione 5 volte. E se la voglio eseguire 10 volte metterò qua 10, no? Non c'è nessuno che si stupisce. Arriva fino a 16.000 euro. Dopo 9 anni, quindi dopo l'iterazione numero 9, che è la decima. Il testo d'esercizio però mi chiedeva una cosa diversa. Mi chiedeva, dimmi, quando arriverò a 20.000 euro? Ah vabbè, è facile. Basta che io cambi solamente il criterio. Mentre adesso dico, conta, vai avanti, ripeti questo codice finché non sono passati 10 anni. Adesso dovrò dire, vai avanti finché non ho raggiunto i soldi che mi servono. Quindi in questo caso vado a modificare, conta e diventa somma minore di 20.000. Cioè ho cambiato la condizione che governa il ciclo. Quindi andrà avanti, avanti, avanti e fino a quando somma minore di 20.000 continua ad andare avanti, incrementa il capitale. Quando il capitale è uguale a 20.000 euro oppure leggermente maggiore di 20.000 euro, smetterà di ripetersi. Ricordiamoci che questa somma che io leggo qua alla riga 10, altro non è che la somma che avevo impostato alla riga 14 del giro precedente e che nel giro precedente era stata calcolata qua alla riga 11. Dimmi. Conta uguale a 0. Adesso conta in realtà non lo sto quasi più usando. Qui c'è la somma uguale a 10.000, conta uguale a 0. Il primo passo
no, fa 10.000 più 10.000 per l'interesse, al primo passo, ok? E mi dà 10.500. Non ci dovrebbe? No, perché la somma al termine dell'anno, ho capito cosa dici, tu dici il primo tu dici, ma se mi stampi zero vuol dire che stai riferendoti al capitale iniziale. No, io qua l'ho inteso diversamente, ho detto l'anno zero è il primo anno e quindi il valore dell'ammontare all'anno zero è alla fine dell'anno zero, cioè alla fine del primo anno. Ok, sì. Io potrei dire che l'anno inizia con questa somma e finisce con quest'altra somma qua. Però quello che chiamo l'anno zero è il primo anno, non è il valore iniziale. Okay? Solo perché inizio a contare da zero. Allora, se faccio questo, effettivamente lui calcola il primo anno che era sempre quello, 10.500, solo che lo scrolling qua fa un po' cosa vuole, 11.025 e lentamente cresce, vabbè la print dovrei formattare i numeri ma chi se frega, e dopo la bellezza di 14 anni ho superato 14 anni in cui avevo un interesse al 5% e non ho speso niente, ho superato i 20.000 euro. Quindi sono 14, quindi sono 15 anni in realtà, perché l'indice dell'anno è il 14esimo, noi contiamo da zero, e quindi dopo 15 anni, alla fine del 15esimo anno. Se cambiate l'interesse vedrete che il numero di anni che vi servono aumenta o diminuisce di conseguenza. Ecco, con questa seconda versione abbiamo cambiato la variabile di controllo del ciclo, che non è più conta, ma è somma. Perché è somma che decide se devo andare avanti o no, non è più conta. Quindi il numero di iterazioni che sto facendo non è facilmente determinabile. Prima c'è scritto conta è minore di 5. Quel 5 lì parlava, mi diceva, questo qua fa 5 volte, di sicuro 5. Qua invece minore di 20.000, quando è che sarà minore di 20.000? Boh. Quindi lo stesso meccanismo lo posso usare sia nei casi in cui so esattamente quante volte devo eseguirlo, quindi conto semplicemente il numero di volte e quando arrivo al conteggio giusto mi fermo. Eravamo partiti dicendo stampiamo i numeri da 1 a 10, quelli 10 sono. Proviamo 5 anni, 5 sono. Quindi ho dei cicli che vengono eseguiti un numero fisso di volte, fisso, predeterminato, noto all'inizio, chiaro quale che sia. Oppure dei cicli come questo che vengono eseguiti invece un numero imprevedibile, non chiaro, non noto a priori, diciamo non noto a priori di volte, perché dipende dai calcoli che ci faccio lì dentro, chiaramente. Ok? Infatti in questo caso è controllato da una variabile che non è un semplice contatore, viene aggiornata, ma viene aggiornata con una regola più strana, non semplicemente si incrementa di 1. Quindi, siamo sicuri che noi stiamo sommando dei numeri sempre positivi e quindi prima o poi quella condizione diventerà vera, più o meno, spero, positivi e crescenti. Cioè dobbiamo sempre garantire che la condizione diventi vera prima o poi, in base ai calcoli che facciamo. Però a questo punto, come dicevo, la prospettiva si ribalta perché la variabile di controllo questa volta è somma, non è più conta. Allora andiamo a vedere, somma la controllo qui, l'ho inizializzata prima del ciclo? Sì, assolutamente. L'aggiorno dentro il ciclo? Sì, assolutamente. Okay? Quindi continua a valere, no? Lo stesso criterio. In questo ciclo qui la variabile conta non ci serve più, per carità, ci serve qua per stampare, ma altrimenti se la cancellate il programma funziona lo stesso. Non è necessario sapere quante volte faccio delle iterazioni, perché non so quante ne devo fare, le faccio finché
non si verifica una certa condizione. Quindi dal punto di vista della sintassi sono identiche, però dal punto di vista della progettazione sono due modi di pensare leggermente diversi. Uno è: ripeto una certa operazione e so già esattamente per quante volte devo ripeterla, lo so quando comincio. L'altro è: vado avanti finché una certa condizione prima o poi non si verifica e non ti so prevedere quante volte dovrà succedere. Normalmente questo secondo caso è chiaro che richiede un po' di ragionamento in più per essere sicuri che poi effettivamente si verifichi quella condizione. Ma la sintassi è identica, ciò che cambia è semplicemente il modo in cui gestiamo la variabile di controllo. E qua in questo caso è questo. Facendo ancora un piccolo passo avanti, questa variabile somma di fine anno in realtà non ci serve. Cioè, se io qua, anziché somma fine anno, avessi messo direttamente somma uguale somma più interesse, e qua sta un po' somma, e quindi la riga, praticamente posso unire tra di loro la riga 11 e la riga 14. Allora in quel caso è ancora più evidente che sto aggiornando, che la variabile di controllo è somma, perché la vedo scritta nella riga while, e che la sto aggiornando perché in un'unica riga avrò scritto somma uguale somma più. E quindi prendo il valore vecchio e lo aggiorno con qualcosa di nuovo. Vabbè, qui ci sono varie soluzioni della stessa cosa. Ecco, dobbiamo imparare a vederci in mente ciò che succede. No? Come dicevo, i cicli non sono complicati. La sintassi è la stessa dell'if. La differenza concettuale minima, torno indietro piuttosto che andare avanti alla fine dell'esecuzione. Però mentalmente è uno sforzo maggiore. Perché se pensiamo ai nostro, prendiamo il nostro esercizio qua, e noi quello che stiamo facendo è di avere le stesse variabili che modifichiamo ogni volta, ad ogni giro. Qui noi abbiamo, per dire, la variabile conta, perché scrivo in giallo, la variabile conta e la variabile somma, che partono innocenti, conta parte da 0, somma parte da 10.000. Questo fuori dal ciclo. Prima del ciclo l'ho messa una 0, l'altra 10.000. Poi entro dentro il ciclo perché? Perché somma è minore di 20.000. Sì, true. Allora entro dentro il ciclo. Prima iterazione. Al termine della prima iterazione avrò che conta vale 1 e somma vale 10.500. Man mano che vado avanti, no, i valori delle variabili cambiano. Quindi questa qua è la prima iterazione. 10.500, ritorno indietro al while, è ancora minore di 20.000? Sì. Quindi c'è da fare una seconda iterazione. In questa seconda iterazione farò un calcolo di conta che viene incrementato portato 2, il calcolo di somma che viene incrementato portato, che ne so, a 11.000 qualcosa, non mi ricordo più il numero esatto. 11.025 e così via. Quindi quello che prima avevamo in mente, una variabile ha un valore, in realtà una variabile ha un valore diverso ad ogni iterazione del ciclo. Non dobbiamo abituarci a vederle evolvere queste variabili mentalmente, no? Perché può aiutare una tabella di questo genere in cui iterazione su iterazione proviamo a mano a eseguire il codice e vedere cosa succede, per convincerci che funziona, no? O per aiutarci a progettarlo correttamente. No? Così nelle slide questa parte qua viene chiamata di hand tracing, cioè tracciamento a mano, istruzione per istruzione. Un po' come
po' come andare avanti in debug e vedere che cosa succede, passo passo, solo che il debug comunque ti fa vedere sempre solo l'ultimo valore, mentre su un pezzo di carta magari riesci a vederti anche i valori precedenti e capire un po' meglio come stai facendo evolvere le variabili, perché poi siamo noi, no, che lo stiamo facendo, non solo loro che vanno da sole. L'unica cosa in cui ho barato è quando qui ho scritto la prima iterazione, la seconda iterazione e così via, che è un'informazione che in realtà il programma non ha. Cioè in un ciclo while lui non sa se questa è la prima iterazione che fa o la 18ª o la 1000ª. Non tiene il conto da solo. Se c'è bisogno di tenere il conto, devo tenere il conto io esplicitamente. Ok? Quindi l'unica cosa che potrei dire è non la prima, la seconda, ma la prossima. Alla prossima iterazione c'è questo, alla prossima dopo c'è questo e così via. Per lui ogni volta ricomincio da capo, fa esattamente la stessa cosa. Okay? Se mi voglio ricordare qualcosa di ciò che è successo nelle volte precedenti, lo devo fare da solo. Un altro esempio in cui usiamo questi cicli è ad esempio nella lettura dei dati. Di nuovo vedremo un meccanismo simile. Cioè immaginiamo di dire inserisci un numero da 1 a 10 e lui inserisce 20 perché si è svegliato simpatico quel giorno. Cosa deve fare un programma? Allora, il programma che sia sullo stesso livello di simpatia dell'utente, cioè per niente simpatico, dice no, 20 è sbagliato, esco. Il programma un pochino più educato dovrebbe dire no, guarda, 20 è sbagliato, per favore reinserisci il numero. No? Ne avevamo parlato quando facevamo i controlli dei dati, adesso finalmente è venuto il momento di capire come si può fare. Cioè io voglio un programma quindi che legge dall'utente un numero tra 1 e 10 e continuo a chiederlo finché non viene inserito correttamente. Quindi io parto dicendo n uguale int input numero. Quello che sapevamo fare fino ad oggi è di dire if n minore di 1, ah, non ci vuole parentesi in Python, scusate, n minore di 1 or n maggiore di 10, allora print errore ed esci. Se no avevo il resto del programma. Che usa il valore di n. Ok? Quindi sono sicuro che se arrivo alla riga 10, n è per forza un numero intero tra 1 e 10, compresi. Perché se non lo fosse sarei uscito da lì. Però questo non permette all'utente di correggere. Giusto? Io, se l'utente inserisce un numero sbagliato, vorrei richiederglielo. Quindi dico, ok, se c'è un errore, va bene, c'è un errore, ma riprovaci. Però è ancora un if, questo. Quindi non c'è più un exit. Boh, togliamolo per adesso. Quindi, tu inserisci un numero, se è sbagliato ti stampo un messaggio di errore e te lo chiedo nuovamente. Quindi funziona bene questo perché se io, vabbè, scusate, mettiamoci una print in fondo, giusto per vedere cosa sta succedendo. Print di n. Se inserisco come numero 3, lui mi stampa 3.
se inserisco come numero 20, lui mi dice errore, riprova, e mi chiede il numero, questa volta inserisco 3, e va bene. Solo che ovviamente è tutta una finta, perché se io sbaglio due volte, questo programma... metto 20, quando riprovo metto 21, perché sono bravo, e lui mi stampa 21, perché? Ma perché questa soluzione qua con un if mi dà una cartuccia in più. Dovrei, dopo che ho letto il numero, se è giusto vado avanti, se è sbagliato riprovo, ma anche dopo che ho letto il secondo potrebbe essere giusto o sbagliato. Se per magia questo if diventa un while, cosa succede? Che dopo che ho letto il secondo numero, liga 8, n uguale input, torna su e va a controllare se n è minore di 1 o n è maggiore di 10, cioè la condizione di errore. Quando torna su e va a controllare questo la riga 6, l'n non è più l'n che avevo letto la riga 4, ma è quello che ho letto la riga 8. Il secondo dato che ho provato. Se questo è un dato buono, il while trova falso e va avanti col programma. Se questo è un dato di nuovo sbagliato, il while trova vero e rientra a richiedermi di riprovare. Quindi questa condizione qua, n minore di 1, n minore di 10, allora questo è un ciclo con variabile di controllo n. N viene inizializzato la prima volta fuori dal ciclo, sempre, l'inizializzazione è sempre fuori dal ciclo, con che cosa? Non con una costante questa volta, ma con un valore inserito dall'utente. Va bene, sempre un'inizializzazione. Le volte successive, quindi tutte le iterazioni dopo la prima, il valore di n che viene usato qua è quello che è stato calcolato dentro il ciclo. Come anche prima, conta. La prima volta conto uguale a 0, le altre volte, e quindi il valore di conto uguale a 0 viene usato dal while, le volte successive usiamo il valore calcolato da conto uguale a conto più 1. Quindi questo valore di n, dici, ma come lo leggi e non lo confronti più? Non controlli questo valore? Certo che lo controllo sopra. Come sopra? Eh sì, all'inizio dell'iterazione successiva. Non c'è una if qua sotto che mi dice if n qualcosa. Questa controllo, questa if c'è, ma è qui, in pratica. E se va bene, in questo caso è falso, se il valore va bene, la condizione è falsa, e mi permette di andare avanti. Quindi in questo caso io posso fare la gara chi è più testardo. Se io metto 20, riprova, 30, riprova, 40, riprova, 70, riprova, e vabbè, dai, ti metto 4 così sei, ti metto 4 così sei contento. Quante volte viene ripetuto questo ciclo while? E chi lo sa? Quante volte l'utente testardo mi mette un dato non valido? Ok? Allora noi abbiamo una prima lettura del dato che è fuori dal ciclo, quella iniziale, alla riga 4. Una lettura successiva del dato che invece dobbiamo mettere come, quasi sempre, come ultima istruzione del ciclo. Perché in pratica è quella che prepara il valore di n alla prossima iterazione. Con la speranza, in questo caso, che la prossima iterazione non ci sia, perché il valore di n è uscito fuori buono. Quindi, adesso quando facciamo esercizi semplici non vale la pena, ma quando facciamo esercizi che devono controllare i propri dati, l'ingresso, questo schema qua è normalmente quello che si utilizza. Leggo, controllo la validità, se non è valido, ripeto e ripeto fino a quando non diventa valido. Questo mi permette di dire, sono sicuro che dall'istruzione 9 in avanti, sicuro, che n è valido. È un po' come se ci fosse un else. Il while fa da barriera.
Se quella condizione che c'è scritto nel while è vera, io da quella barriera non vado avanti, perché continuo a girare lì. L'unica possibilità che ho di superare la barriera è che quella condizione diventi falsa. Allora, io sono sicuro, dalla riga 9 in avanti, che questa condizione n minore di 1 or n maggiore di 10 è falsa. Di sicuro, perché se no sarei ancora lì che giro nel while. E allora ho la certezza, matematica verrebbe da dire, ma preferisco dire algoritmica, che n sia compreso tra 1 e 10, estremi inclusi. Non c'è bisogno di else. L'else è che se non è così sto ancora girando. Se sono giù vuol dire che è diventato falso. La condizione è diventata falsa. Quindi bisogna un po' abituarsi a questo concetto che dentro il ciclo la condizione è vera, fuori dal ciclo la condizione è falsa. Quindi bisogna sempre iscrivere una condizione che mi dice vuoi rimanere, devi rimanere ancora nel ciclo, devi ancora fare delle iterazioni. No? La condizione booleana ha quel valetta in quel senso lì. Devo ancora fare un giro? E non devo uscire, non ho finito. In italiano purtroppo le cose si confondono, no? Io dico finché n è valido. Questo finché in realtà mi verrebbe da dire finché n è valido, quindi compreso tra 1 e 10. No, finché, cioè mentre n non è ancora valido, continuo a chiederlo. Finché n è valido vuol dire quando n diventerà valido, esco. Quindi non affidiamoci troppo al modo in cui lo esprimiamo in italiano, perché spesso linguisticamente usiamo la condizione inversa rispetto a quello che ci serve. Spesso, ma non sempre, quindi facciamo attenzione. Ragioniamo semplicemente sulle variabili, così come fa il programma, così come fa l'algoritmo. Ok? Queste tre modalità, in piccolo, sono i tre tipi base di cicli. No? Ciclo per la lettura dell'input, che è un ciclo controllato da una variabile di controllo, e esco quando l'input è valido. Oppure il ciclo in cui si calcola qualcosa può essere con un numero di iterazioni noto a priori, come dice qua sulle slide, si fa con una variabile contatore che va da 1 a n, oppure meglio da 0 a n-1, oppure cicli controllati da un evento, una condizione, il verificarsi di una certa cosa che stavo cercando, tipo che l'ammontare è maggiore del doppio, no? Del mio obiettivo di guadagno che avevo dato all'inizio. Alla fine sono tutte varianti su questi due cicli base che poi dal punto di vista sintattico sono uguali, dipendono solo da come viene gestita la variabile di controllo. Riprendiamo questo argomento nella lezione di lunedì e sarà poi l'oggetto del prossimo laboratorio. Buona giornata!